Infatti adulti e bambini partito da San Vendemiano finisce in una scarpata da Viano, volo di 70 metri, feriti sarebbero 10. Malore e raffica per il caldo, sia al volante che in casa, 4 vittime, 81enne in un burrone a Segusino, morto operaio a Ponzano. E a Musasse scoppia un condizionatore in un'abitazione al piano terra, l'esplosione causa un incendio, casa inagibile. Profughi in Veneto, il capo del Dipartimento dell'Immigrazione Morcone, dal prefetto Marroso e dai sindaci scelti, discutibile attacca. Rifacimento di Corso del Popolo, in città in furia la polemica, asfalto al posto del Portido, Cassugana replica, così si risparmia. Paura d'Ossono per un 11enne vestita da un'auto mentre torna a casa, la ragazzina in bicicletta, avrebbe mancato uno stop. Terziario, nasce l'osservatorio sull'accesso del credito, fatica a riscuotere i pagamenti, le imprese chiedono anticipi alle banche. Treviso, due cani escono dal cancello di casa del padrone, fuggono in strada, uno viene investito, salvati dai vigili urbani. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a una nuova edizione di TG Treviso. L'avete sentito in apertura, un bus con a bordo 47 bambini a San Vendemiano cade in un burrone, precipitando per almeno un volo di 70 metri. Una tragedia sfiorata. A bordo del bus, oltre ai 47 bambini, c'erano anche due animatori di 17 anni e altre 3 persone. L'autobus finito in un burrone all'altezza di un tornante. Sul posto sono giunte anche 4 ambulanze per mendicare i feriti, 10 in totale, di cui 8 i bambini. I vigili del fuoco e l'azienda pubblica dei trasporti di Pordenone hanno fatto affluire sul posto furgoni per portare a valle tutti gli altri bambini che, terrorizzati, piangevano, chiedendo dei genitori, tutti molto scossi. E ora torniamo al caldo di queste ore, tra incidenti stradali causati dai malori, ma non solo, anche morti in casa. Il bilancio della giornata oggi nella Marca è stato veramente tragico, 4 le vittime. Malori fatali alla guida e in casa, nella Marca termometro a 38 gradi e vittime da una parte all'altra della provincia. A Milies di Segusino, poco prima delle 13, un anziano di 81 anni di Quero, nel bellunese, Giuseppe Gallina, colpito da un malore, è precipitato con l'auto in una scarpata. Sono intervenuti i vigili del fuoco con mezzi di terra ed elicottero, il soccorso alpino e il SUEM di Crespano per raggiungerlo, ma per lui non c'era più nulla da fare. Sono stati gli amici che lo attendevano in una baita vicina a dare l'allarme. L'anziano tardava, hanno ripercorso la strada a ritroso e hanno fatto la terribile scoperta. A Castelfranco è stata trovata morta in casa una 66enne affetta da diabete, Vania Trevisan. I vicini non la vedevano e hanno chiesto il 118. Nell'appartamento di Via Verdi la temperatura era elevatissima. Caldo complice anche del decesso di un'anziana di 94 anni di Montebelluna, sempre in giornata, mentre a Treviso anche le alte temperature potrebbero aver contribuito a stroncare un 65enne residente in via Plinio il Vecchio a Santa Maria del Sile. Piero Conte soffriva di diabete e cardiopatia. Solo in mattinata gli interventi del SUEM 118 per malori sono stati 60, molti gli anziani stremati per strada da sole e caldo. E un operaio del comune di Ponzano è morto oggi nel pomeriggio. I colleghi l'hanno trovato riverso a terra. L'uomo aveva 45 anni, lavorava nel magazzino comunale, è uscito per prendere del materiale. I colleghi, non vedendolo rientrare, sono andati a cercarlo e l'hanno trovato riverso a terra. Subito hanno chiamato il 118. Non è ancora chiaro se il dipendente comunale sia stato vittima di un colpo di calore o se le valutazioni in senso sono appunto in corso. E un guasto a un condizionatore ha causato un incendio in un'abitazione in Piazza Europa a Musestre. L'episodio nel primo pomeriggio verso le 15 con l'elettrodomestico che per il super lavoro ha ceduto. Si è sentito uno scoppio, quindi il fuoco. L'episodio al piano terra di una villetta schiera con i residenti che hanno subito chiamato i vigili del fuoco. Per fortuna l'incendio è stato presto circoscritto, ma l'abitazione è stata dichiarata inagibile. Non si sono registrati per ora feriti. E torniamo a parlare invece del tema immigrazione con il capo dei prefetti che oggi ha fatto visita nel Veneto a Padova e ha lanciato un messaggio molto chiaro rivolto a tutti i sindaci, in particolare i sindaci della Marca, in merito alla destituzione della Morruso. A Treviso ci sono state probabilmente delle scelte più o meno opportune, sia da parte probabilmente del prefetto, sia da parte probabilmente anche delle autorità locali. Il governo ha preso una decisione, o ha annunciato per adesso una decisione, io la rispetto da funzionario dello Stato senza fare commenti.
Discutibili sia le scelte del prefetto Marroso rimosso, così come quelle di certi sindaci del territorio, il commento dal Veneto del capo del Dipartimento Immigrazione del Governo, che lancia un chiaro messaggio agli amministratori locali. Se tutti i sindaci ci danno una mano, l'impatto sul territorio è modesto e nessuno deve sentirsi condannato da scelte imposte dall'alto. Prima dell'hub, meglio altre soluzioni, dice il capo dei prefetti. Non so se si farà un hub regionale alla fine, sta sempre più prendendo piede, mi pare, nella convinzione dei sindaci e delle autorità locali, l'idea invece di un'accoglienza diffusa, di un'accoglienza per piccoli gruppi, come fanno in Friuli, come fanno in Toscana, e questa può essere una strada. Ma anche l'accordo Stato-Regioni è appunto un accordo, come dice lei, e quindi si possono fare gli hub regionali dove vogliono fare gli hub regionali, l'hanno fatto in Emilia, lo faranno in Piemonte, si può fare accoglienza diffusa. E restiamo ancora sul tema immigrazione, con l'atteso nome del nuovo prefetto di Treviso che si dovrà sapere domani dopo il Consiglio dei Ministri. Intanto oggi rimaniamo sempre a Treviso, la Questura ha emesso 19 fogli di via per gli attivisti di ZTL. Il servizio. In mattinata giunge voce dell'arrivo di un nuovo pullman di immigrati, chi dice 20, chi 50, tutti alloggiati con i precedenti 100 all'ex caserma Serena. Di fatto già un hub provinciale trevigiano, considerato che in Italia il tempo di attesa medio per il richiedente asilo o lo status di profugo oggi è di 1 anno e mezzo. Ma il sindaco di Treviso, Giovanni Manildo, preferisce definirla soluzione provvisoria e di emergenza. La caserma Serena ha contribuito fortemente alla normalizzazione di una situazione che stava degenerando in un modo molto grave. Probabilmente non sarà la soluzione migliore, ma è una soluzione che ci permette di andare appunto verso una situazione di normalità. Normalità attesa dalla Marca con l'arrivo del nuovo prefetto. Domani ci sarà un incontro telefonico con con Morcone, il capo dipartimento, che ci informerà sulle evoluzioni del Consiglio dei Ministri e staremo a vedere per come si evolverà questa situazione. Intanto sul tema immigrazione è intervenuto oggi con un videomessaggio il segretario generale della CGIL di Treviso, Giacomo Vendrame, che si rivolge alle istituzioni. Il fenomeno dell'immigrazione, dice, va gestito. La questione immigrati a cui abbiamo assistito in questi mesi e in questi giorni è una questione seria e va affrontata come tale. Non possiamo più permetterci gli errori che abbiamo visto, non possiamo più permetterci le strumentalizzazioni di soggetti che senza scrupoli sfruttano questa situazione per fare leva sul disagio delle persone. 19 fogli di via emessi dalla Questura nei confronti degli attivisti di ZTL che venerdì scorso hanno manifestato in Piazza dei Signori. 3 i trevigiani, si tratterebbe di Sergio Zulian, Ettore Casellato e Tina Fasano. Gli altri destinatari abitano fuori provincia, Padova, Trieste, Vicenza, Rovigo, Trento. Per 3 anni non potranno mettere piede a Treviso se non in casi eccezionali e con l'autorizzazione del questore. La polizia sta valutando nei loro confronti anche l'applicazione del DASPO. E anche oggi il nostro TG Linea Aperta riguarda la rimozione del prefetto di Treviso, Maria Augusta Marroso, decisa dal ministro Angelino Alfano su richiesta del premier Matteo Renzi. Caos profughi, salta il prefetto, dite la vostra mandando un sms al numero 340-3218806 oppure mandando un'email a redazione@reteveneta.it o scrivendoci nella nostra pagina Facebook. Sono iniziati tra le critiche i lavori di rifacimento del Corso del Popolo a Treviso. Guardiamo il servizio. Che fine fanno questi porfidi? Se sono puliti vanno riportati in comune per riutilizzarli. Se sono sporchi di resina vanno buttati in discarica. Non si possono ripulire? Costa di più ripulire che comprarlo nuovo. In furia la polemica a Treviso per la decisione del comune di sostituire San Pietrini con l'asfalto lungo Corso del Popolo. Non ci sono i soldi per sistemare il vicolo San Pancrazio, però i soldi per fare le cose becere e criticate da tutti, e sembra che la cittadinanza non le voglia, i soldi ci sono sempre. L'asfalto al posto del porfido permette un risparmio di 1 a 6, considerato che nel confronto costi a metro quadro per il primo si spendono 20 euro rispetto ai 120 del porfido. Così dall'Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici e ancora. L'intervento è necessario per la sicurezza di ciclisti e pedoni, visto che pochi mesi fa una signora passeggiando per la via era inciampata in una buca rompendosi una gamba. La spiegazione è sempre di Casugana. 40 metri di tratto asfaltato non credo che costituiscono una grande macchia nella qualità della città.
faranno una pista qui. Una pista. Hanno detto che è una colata di cemento provvisoria. Quindi buttiamo via, dopo mettono i porfidi nuovi, quindi forse. Tanto ci sono soldi da buttare via come a Santa Caterina. Nel cantiere avviato da oggi si lavora alacremente, senza sosta, anche per rispettare i tempi di consegna previsti per fine mese. Senti, ma come si lavora a 40 gradi sotto il sole a quest'ora? Sono quasi le 2 del pomeriggio. Fa caldo, ci lavora lo stesso comunque. Bisogna lavorare lo stesso. Bisogna. Torniamo invece alla cronaca con l'investimento poco prima delle 14 ad Osson di una ragazzina di 11 anni. La piccola era andata con un'amichetta a fare la spesa. Al ritorno, stando alla ricostruzione dei vigili urbani, avrebbe mancato uno stop, venendo investita in via Petrarca da un'auto condotta da un trentenne. La sfortuna ha voluto che l'episodio le capitasse proprio il giorno del suo compleanno. È stata trasportata in gravi condizioni al Cafoncello. È grave anche un quarantenne straniero rimasto ferito questa mattina, scendo di strada con l'auto a Fontanelle in via Bornia. Come vedete dalle immagini, la macchina si è infilata sotto un ponticello di cemento. E infine a Campo di Pietra di Salgarede in via Conche, miracolati conducenti di un'auto che si è ribaltata. E c'era anche un trevigiano nella banda sgomitata dalla squadra mobile a Bologna. I 5, tra cui 2 fratelli salernitani vicini alla Camorra, sono stati accusati di un doppio furto in casa di decine di migliaia di euro. Nuovi guai per il 53enne di Resana Francesco Iozzino. Insieme a 4 complici avrebbe messo a segno un furto da decine di migliaia di euro nell'abitazione di una facoltosa donna bolognese. Della banda fanno parte anche 2 fratelli salernitani legati alla malavita organizzata, Gerardo e Roberto Grieco, e 2 padovani di Bovolenta, Giovanni Battipaglia e Francesco Ruzzon. A carico dei 5, la direzione distrettuale antimafia di Bologna ha emesso altrettante ordinanze di custodia in carcere. Il colpo, un doppio furto, risale a un anno fa. La squadra mobile di Bologna ha chiesto la collaborazione dei colleghi trevigiani per catturare il resanese. È stata una persona di 53 anni che aveva già nota le forze di polizia, quindi per fatti anche specifici, dovrà rispondere di concorso in furto pluriaggravato, furto in abitazione e con abuso, fra l'altro, anche di relazioni domestiche. Orologi preziosi, gioielli griffati, contanti, era stato uno dei fratelli Grieco a orchestrare il colpo. Una persona in particolare del gruppo, il referente del gruppo, entra in un contatto con la vittima, un rapporto di amicizia, ne approfitta chiaramente, viene ospitato da questa persona e una volta in casa di questa persona, consapevole un po' delle ricchezze e dei valori che questa persona teneva in casa, decide di organizzare 2 colpi. Il secondo di questi colpi vede protagonista anche la persona di Treviso. Iozzino, attualmente dipendente di un'agenzia di scommesse, si trova ora rinchiuso in carcere a Santa Bona. E commerciava auto di lusso tra Porsche, Ferrari, Lamborghini, ma il fisco era completamente sconosciuto. Un 50enne veneziano residente a Montebellone è stato denunciato dalla Finanza. Tenenze di Oderzo e compagnia di Treviso gli contestano un'evasione fiscale pari a 23 milioni di euro. Le auto le piazzava direttamente su internet, ma di lui si servivano anche alcune concessionarie. L'attività ha permesso di ricostruire in maniera certosina quello che era il reale volume d'affari di una SRL operante sul territorio trevigiano, la quale è riuscita nell'arco di 5 anni a compravendere circa 600 autovetture, soprattutto provenienti dall'estero, attraverso quello che è il meccanismo della non imposizione dell'IVA, quindi frodando il fisco italiano, essendo lo stesso un evasore totale, quindi un soggetto del tutto sconosciuto al fisco. Il reale volume d'affari ricostruito è di circa 23 milioni di euro con un'evasione IVA di circa 2 milioni di euro. Le autovetture che sono state commercializzate su tutto il territorio nazionale sono circa 600 con una ricostruzione capillare di tutte quelle che sono state le movimentazioni anche bancarie attraverso lo strumento delle indagini finanziarie. Naturalmente il soggetto, essendo un evasore totale, si era guardato bene da conservare quella che era la documentazione fiscale obbligatoria, omettendo sia di presentare le dichiarazioni obbligatorie sia di conservare la documentazione obbligatoria.
E in mattinata gli agenti della polizia locale di Treviso hanno soccorso due cani che sono scappati poco prima da un'abitazione. Sono stati trovati agonizzati a bordo strada, uno era stato investito da un'auto. Il tempestivo intervento degli agenti che in prima persona hanno soccorso i due animali ha scongiurato conseguenze davvero peggiori. È stato rintracciato il proprietario, il padrone era in ferie e la signora delle pulizie aveva inavvertitamente aperto il cancello. Alle due bestiole sono state subito prestate le adeguate cure veterinarie. E a Treviso è presentato l'osservatorio Banca Impresa per l'accesso al credito facilitato. Oltre 300 le aziende del terziario che per avere maggiore liquidità chiedono agli istituti di credito un prestito sulle fatture non ancora incassate. Ma guardiamo i dettagli nel servizio. Oltre la metà del campione chiede un fido di cassa oppure un'apertura di linee di credito senza particolari garanzie, quindi prestiti chirografari, e in taluni casi laddove esiste una fattura scontano le fatture, quindi chiedono un anticipo fattura. Ciò che conta è che dalle flessibilità di cassa, cioè dall'elasticità di conto corrente, ci si sta spostando verso richieste molto più articolate, per esempio i chirografari piuttosto che i mutui ipotecari. Le aziende trevigiane necessitano di maggior denaro contante, ecco allora che con gli incassi in ritardo si chiede un anticipo alla banca. Oltre 460 le imprese medie e piccole del terziario della Marca e con fatturati annui fino ai 500.000 euro che si sono prestate all'indagine conoscitiva sul rapporto banca-impresa. Relazione presentata da Confcommercio Treviso in occasione della nascita del relativo osservatorio. Cioè, molti imprenditori si chiedono come mai un finanziamento viene negato piuttosto che accordato, quindi il tema della trasparenza nei meccanismi di valutazione è un tema importante. Essere più tempestivi nella risposta al credito richiesto e ancora la presenza di un consulente professionale ma anche cortese tra le richieste avanzate agli istituti di credito dagli imprenditori trevigiani. Anche le piccole e piccolissime imprese stanno dimostrando un atteggiamento, una volontà simile a quella del modello tedesco, cioè un legame molto forte con la banca che accompagna nelle attività d'affari. E ora passiamo alla programmazione. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera con Focus alle 21.05. Come ogni giovedì la puntata sarà dedicata ai veneti schiacciati dalla crisi. E in studio insieme al direttore Luigi Bacialli lo accompagnerà Mirella Tuzzato insieme alle famiglie e agli imprenditori alle prese con la crisi economica. Come sempre aspettiamo i vostri sms. E TG Treviso finisce qui, io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro buona serata, arrivederci.